Come pagare i contributi minimi 2021 con F24 e compensare i crediti vantati nei confronti dell'erario? Si ricorda che il Consiglio di amministrazione di Cassa Forense ha deliberato di spostare al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per il pagamento dei contributi minimi 2021. Tale provvedimento è stato adottato in attesa che venga emanato il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 1,20 della legge 30 dicembre 2020 numero 178, legge di bilancio 2021, che dovrà definire i criteri e le modalità per l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali che nel 2019 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. Tuttavia, gli iscritti cassa che ritengano di non rientrare nei parametri previsti dalla legge potranno quindi già procedere al versamento dei contributi minimi 2021 tramite bollettini MAV o, in alternativa, mediante modelli F24 precompilati e personalizzati. In quest'ultimo caso sarà consentita anche la compensazione con i crediti vantati nei confronti dell'erario. Per utilizzare tale nuova modalità alternativa di pagamento, la procedura è molto semplice. Collegati al sito www.cassaforense.it nella sezione Accesso riservato e accedi alla tua posizione personale inserendo il codice meccanografico e il codice PIN. Fai clic sulla casella Pagamenti, seleziona la voce Contributi minimi 2021. Se hai deciso di pagare l'intera contribuzione minima 2021 con F24, allora puoi cliccare l'apposita sezione per generare il modello precompilato e personalizzato. A questo punto ti sarà richiesto di verificare se il codice fiscale che ti appare è corretto. In caso negativo, dovrai procedere all'inoltro della copia del tesserino del tuo codice fiscale all'indirizzo PEC istituzionale cert.cassaforense.it. Se il codice fiscale è corretto, potrai procedere generando il modello F24. Tale modalità di pagamento, scelta per una rata, sarà automaticamente estesa anche alle altre tre rate dei minimi, con o senza compensazione, e ti sarà disabilitata, per i minimi 2021, la possibilità di generare i bollettini MAV. Una volta generato il modello, ti comparirà l'icona della stampante e potrai stampare o salvare sul tuo PC il modello F24, pronto per essere utilizzato come guida. A questo punto, per utilizzare in compensazione i crediti che vanti nei confronti dell'erario, dovrai accedere, direttamente o tramite il tuo consulente di fiducia, alla piattaforma Entratel o Fisco Online, inserendo le tue credenziali per utilizzare il servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ovvero l'F24 Web. Quindi dovrai compilare l'apposita sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, copiando tutti i dati inseriti nel modello F24 che hai in precedenza stampato o salvato sul PC. Ed infine potrai compilare l'apposita sezione Erario, ove indicherai i codici tributo e l'importo del relativo credito che intendi compensare. Il modello F24 Web va presentato sia con saldo zero che con saldo positivo. Buona compensazione! A presto!